Eccoci qua, ben trovati. Io sono a Pistoia, alla Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista, insieme a, badate bene a chi, Zac Antonio Frentino. Antonio, grazie per avermi invitato. Alziamo subito il tuo libro. Sì, grazie a te. Facciamolo per essere qui. Il libro è quello qui. Volto barocco. Volto barocco e altri racconti. Come mai barocco? È il titolo, uh-huh. È il titolo di uno dei racconti. Barocco perché uno dei racconti si svolge in Sicilia, uh-huh. Che è la patria del barocco. D'altra parte poi c'è questa splendida immagine di donna, di volto in barocco. Io direi che il titolo è stato proprio in sintonia con i racconti. Sono sei racconti, sono sei donne protagoniste, donne di grande spessore sul piano intellettuale, sul piano della ricchezza, diciamo, emotiva, delle passioni, donne molto ricche da questo punto di vista. E naturalmente nel corso di questi racconti si emergono sentimenti sia da una parte che dall'altra, il lui, uh-huh. Io uso sempre lui, lui. Nei miei racconti, e questi personaggi femminili. E sono queste figure sono? Sono figure di donne di una bellezza straordinaria, ma direi donne ricche di un fascino particolare. Uh-huh. Non è soltanto la bellezza, c'è anche una bellezza del corpo, ovviamente, di cui si parla, ma sono donne ricche di un fascino, di un talento anche artistico talvolta, e donne ricche di mistero, e quindi il fascino è anche mistero. Fascino anche mistero, assolutamente. E fascino sì. Anche mistero, e donne che hanno il proprio DNA, un fascino, uno stile inconfondibile, e che naturalmente questo facilita, diciamo così, la nascita di una immaginazione di possibili rapporti emotivi, affettivi con questo lui. E ora naturalmente non voglio togliere spazio al lettore, certo. quindi se no lo racconti tu. Ecco, quindi sono sempre queste donne naturalmente che sono al centro, protagoniste della storia, e che alla fine, se fosse un duello, vincono sempre le donne. Perlomeno sì, sei onesto, dici la verità. Sì, vincono sempre le donne. Sì, vincono sempre le donne perché sono più forti, indubbiamente da ogni punto di vista. Senti, le edizioni sono edizioni Il Metato. L'edizione Il Metato, sì, che è il titolo di una rivista, Il Metato, edita dall'amico Carlo Armato, sì. Che io ringrazio perché ha già pubblicato di me, ora non riesco a ricordare. Questo signore ha pubblicato una marea di cose. Sì, non mi ricordo quanti ne ha pubblicati, perché a questo punto se tu mi chiedi quanti lavori ho scritto non me lo ricordo più. Tanti. Anche, non so, diciamo una quindicina, stiamo parlando di opere di narrativa, certo. Perché poi prima ho un'altra vita scientifica dedicata alla ricerca in psicologia, vero. Ho 60-70 pubblicazioni, sì, però esatto. Questo ora stiamo parlando di narrativa. L'ultimo lavoro importante è Odissea e Calipso, uh-huh. Dove ho tradotto il quinto canto di Odisseo, quello dell'Odissea, quella di Ulisse, che nell'isola di Eligio è un Calipso, e poi ho creato una storia nuova con un nuovo Odissea, una nuova Calipso degli anni 2000. Oh. E ci sono queste due storie parallele. È stato presentato qui a Pistoia e verrà presentato in gennaio all'Accademia delle Arti del Disegno. Io ci sarò. Senti, e anche questo verrà presentato in febbraio all'Accademia. Ecco, da dire che la ricchezza di questi racconti è opera di Elisabetta Fechete, un'artista fiorentina di origine ungherese, che si è impegnata tantissimo, ha lavorato molto per tanti mesi. Alle immagini, una immagine per ogni racconto, uh-huh. Oltre a quella di copertina. Poi diciamo così, i collaboratori sono stato Alberto Pistorese, che ha curato l'editing, uh-huh. L'editing, e poi
il Paolo Zampini, che da 15 anni a questa parte scrive le musiche per le mie opere di narrativa. Quando fa le presentazioni c'hai opera, tutto un suo mondo, un bellissimo. Suo mondo, sì. E poi naturalmente ci sono degli amici che hanno scritto, in particolare qui Alessandro Francesco Cappellini e Siliano Simoncini, che si è occupato in particolare delle opere pittoriche. Bene, allora ti dico, facciamoli vedere il libro. Il libro è quello qui, eccolo qua. Ovviamente è la metà del volto. Esatto. Se apriamo tutto abbiamo il volto, ecco, abbiamo completo. Il volto per intero, però forse la donna preferisce il volto, presentare metà del suo volto, quello apparente, quello più intimo, successivamente. Va bene. Grazie mille. Grazie a te. Ciao. Eccoci.